Ma innanzitutto vorrei partire da una riflessione. Io credo che in un momento fondativo sia importante provare a dirsi che cos'è un partito e che cosa serve. Allora, io vedo un partito come uno strumento, come un mezzo per realizzare dei fini. I partiti sono quello strumento che organizza la vita politica dei cittadini. E io credo che qui stia la crisi attuale della politica e la crisi attuale dei partiti. Noi oggi non siamo più in grado di organizzare la vita politica dei cittadini. Quando una persona ha un problema in un quartiere, quando c'è un grande tema nazionale, nascono comitati, si aprono movimenti, ma non esiste nessuna struttura generale che si faccia carico di quei bisogni e di quello che si muove dal basso sui nostri territori. E allora, come ricostruiamo tutto ciò? Io guardo un esempio prima di tutto. Quando Ed Miliband è stato eletto segretario del Partito Laburista in Inghilterra, ormai 6-7 anni fa, ha chiamato un personaggio dall'America che si chiama Ernie Graff e che fa il community organizer, lo stesso mestiere che ha fatto Obama per tanti anni prima di diventare senatore e poi presidente degli Stati Uniti. In America il community organizer è uno che dà una mano alle comunità dal basso a riprendersi potere. Gli Stati Uniti sono molto diversi, la società è completamente differente da come è organizzata qua, e queste figure aiutano a tessere relazioni tra i membri della comunità, a ricostruire insieme delle rivendicazioni e poi a ottenere dei risultati, no? Dà una mano agli ultimi a difendersi dal governo, dalle multinazionali, da quello che c'è, ricostruisce un senso dal basso di rivendicazioni. E Miliband l'ha chiamato perché si è reso conto che la struttura del Partito Laburista, per quanto dotata di sezioni, di iscritti, di militanti, era comunque estremamente affaticata. E questo tizio ha iniziato a girare l'Inghilterra. E girando l'Inghilterra c'è un'intervista dove lui dice una cosa: io mi sono accorto che il vostro partito parla alla gente e non con la gente. E qui sta il problema. Sta il problema nella misura in cui tu costruisci le posizioni in uno spazio autoreferenziale e poi provi a imporre agli altri in una dimensione verticale. Dovete modificare la vostra struttura. E così si sono messi lì, hanno investito e hanno provato a ridarsi una formula nuova, più dal basso, fondata sull'ascolto, sul provare a comprendere i problemi anche quando questi erano in qualche misura, diciamo così, poco di sinistra o poco automaticamente di sinistra, provando a comprendere quali erano le ragioni profonde che li generavano e quali risposte si potevano dare. Ora, al di là delle vicende elettorali, il Partito Laburista è oggi il partito della sinistra occidentale, credo, col maggior numero di iscritti e con la struttura più radicata. E io credo che da quell'esperienza noi possiamo recuperare qualcosa. Allora, se vedo e penso alla prima cosa che noi dobbiamo fare, è una grande campagna d'ascolto. Qui in Italia c'è un'altra persona che qualcosa su questo dice, ed è forse Fabrizio Barca, quando parla di dare vita a una grande mobilitazione cognitiva, termine un po' complesso, ma che fondamentalmente vuol dire questa cosa qui. Ripartiamo dai nostri. E piuttosto che andargli a chiedere ciao, prendi la tessera del nuovo movimento, andiamogli a chiedere ciao, cosa ti succede? Quali sono i problemi nel tuo quartiere? Quali sono i temi fondamentali e per quale ragione tu avresti voglia di attivarti e di tornare a impegnarti? Io credo che questo sia il modo per andare a trovare e andare a capire quali sono quei 4-5 punti che dicevano un po' tutti, no? E sono molto d'accordo, no? Cioè noi dobbiamo darci alcuni temi forti su cui determiniamo il cambiamento e sui quali ci facciamo riconoscere, che sono il segno della nostra identità. Però io credo che lo dobbiamo fare attraverso un percorso di questo tipo, altrimenti anche noi corriamo il rischio di diventare uno dei tanti pezzettini in un mare di pezzettini della sinistra, in cui anche il Partito Democratico, che pure è sicuramente il più grande, il più largo, eccetera, rischia di rimanere comunque slegato molto spesso da quello che è un sentire invece largamente diffuso. Alcune di queste cose noi qui a Genova stiamo provando a sperimentarle come rete a sinistra. E così abbiamo provato a fare un percorso che partiva da una piccola campagna d'ascolto, partiva da un percorso di studio, di approfondimento, e abbiamo iniziato a trovare 4-5 proposte forti su cui si dovrebbe costruire un cambiamento a Genova. Allora, quell'esperienza è a disposizione sia in termini organizzativi, ma sia soprattutto nei termini della discussione politica di che cosa vogliamo fare e quale cambiamento vogliamo realizzare. E guardate, io credo che la cosa veramente importante sia non ricostruire l'ennesimo recinto, perché è quello di cui assolutamente non abbiamo bisogno e che non dobbiamo fare. Io
vorrei stare in questo spazio aperto, adesso anche dire campo largo è sempre complicato, ormai le hanno rubate quasi tutte le parole, ma spazio credo non l'abbia usato ancora nessuno. Allora, credo che in questo spazio della sinistra noi dobbiamo ricostruire un momento di aggregazione intorno a 4-5 grandi temi fondamentali. E credo che sia la stessa cosa che dobbiamo fare a partire da qui, a partire da Genova. Quindi ben venga che la discussione sia fondata e incentrata sui contenuti piuttosto che non sulle formule organizzative o sui perimetri che ci vogliamo dare. Sui temi nazionali c'è una roba che però mi preme. Giusto impegnarci sul referendum per l'abolizione dei voucher, però io vi dico una cosa, ho un'estrema difficoltà all'idea di andare dai miei amici che lavorano con i voucher e dirgli che noi li aboliremo con i voucher, perché le strade poi diventano due, o lavorano in nero o non lavorano. E allora io credo che la prima cosa che deve fare la sinistra è trovare una proposta credibile in alternativa a tutto quello, altrimenti noi rischiamo di essere una sinistra un po' aristocratica e scoppiosa, che con l'idea di difendere i diritti del lavoro va a abolire quella che purtroppo è rimasta per centinaia e centinaia di giovani della mia età, e non solo, perché purtroppo in realtà la cosa è estremamente diffusa, l'unico strumento per poter accedere al mondo del lavoro superando il lavoro nero. Allora, io credo che a partire da quello debba esserci un profondo impegno per andare a trovare una nostra proposta prima della data del referendum.